questa cosa di stare insieme, di contaminarci, perché è fondamentale. L'118, l'112 sono elementi fondamentali che vanno oltre a quello che c'era prima. Un tempo l'emergenza era all'ingresso dei nostri pronto soccorsi, ma non sul territorio. ANPAS, Misericordia, la Croce Rossa da più di 100 anni hanno organizzato e hanno costruito questa parte fondamentale che oggi è l'elemento di continuità per garantire la qualità del servizio e la sicurezza di tutti noi. Come volontari, come emergenza, al momento della prima ondata ci applaudivano dai balconi, tutto andrà bene. Poi abbiamo avuto anche complicazioni perché magari gli angeli vanno bene ma non vicini di banco, di scrivania, e quindi tantissime situazioni che ci hanno reso difficile la vita, ma abbiamo voluto tutti esserci, professionisti, volontari. È stato ben detto da tutti come 30 anni non sono pochi, una strutturazione, ottimi esempi, buone pratiche in diversi territori, e credo, grazie anche alla presenza qui di rappresentanti della politica che credono e conoscono soprattutto la realtà della complessità del sistema d'emergenza urgenza, l'opportunità che a 30 anni ormai adulti ci si arrivi a un qualcosa di meglio, di più fatto, dove si tenga conto di una catena del soccorso che è fatta da professionisti, da volontari, un patrimonio che si è visto come volontariato, ANPAS, Croce Rossa, Misericordia, fondamentale per una presenza vicina ai nostri cittadini, alla nostra Italia, alle nostre persone. Grazie a tutti di essere qui.